servizi di informazione. I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. E siamo sempre qui, buon mercoledì sera a tutti voi, ben ritrovati dopo un pomeriggio passato insieme. Eccoci con il consueto appuntamento della sera con Casalotto, con voi e naturalmente sempre con noi. Un saluto a te, Lio, ciao, buonasera, ben ritrovato. Ciao Arianna, buona serata a te, buona serata a Marco, buona serata a tutti voi che state seguendo il mercoledì sera di Casalotto. Attenzione ai nuovi consigli validi ovviamente per l'estrazione di domani sera. Anche perché ricordiamo che proprio tra 24 ore voi avrete l'opportunità di seguire l'estrazione del giovedì sera, perciò è giusto e bello arrivare preparati all'estrazione successiva con i pochi consigli che io e Marco vi abbiamo preparato. Ciao Marco. Ciao Lio, ciao Ciao Arianna, un Marco. ben ritrovato in questo mercoledì sera. Va tutto il pubblico di Casalotto e ricordiamo l'appuntamento serale ridotto per quanto riguarda la tempistica, insomma abbiamo solo mezz'ora rispetto invece all'ora trascorsa nel pomeriggio insieme, ma andremo ad osservare, come giustamente ha ricordato Lio, i pochi consigli. Non verranno a mancare nuovi abbinamenti dedicati ai ritardatari, che sono un po', insomma, nei centenari il pezzo forte di questo momento storico. Ne stiamo ampiamente parlando. Ieri non è andata bene con il gioco del 53, quindi questo malefico 53 alla nazionale, ma andremo a vedere che ciclo ha raggiunto, però abbiamo ottenuto altri risultati. Tra poco commenteremo, per esempio, il 28-82 Firenze, il fantastico Ambo Secco, e quello ieri io ve l'ho passato per tutte, poi in realtà è su ruota, perché il 28-75 della ruota di Venezia ha messo insieme il centenario di Firenze e l'attuale ritardatario di Venezia. Ricorderete, insomma, dopo il 28 di Bari, ottimo risultato. Col 53 nulla di fatto. Ma state attenti perché siamo, assolutamente vicini, tra poco ne parliamo. 53 che si fa attendere, andremo appunto a vedere i risultati dell'estrazione di ieri sera, ottava estrazione del mese, e andremo ad ascoltare i pochi ma preziosi consigli per arrivare all'estrazione di domani. Pronti, pronti, pronti. Ma ovviamente parleremo anche di tante notizie, parleremo del cyberbullismo online, ne parla JAX in un suo post, quindi parleremo proprio di lui prima di tutto. Poi parleremo di cinema, di Rita Hayworth, nata proprio il 17 ottobre del 1918. E poi, per concludere la nostra serata, parleremo di tatuaggi romantici. E voi dite che c'è di strano? Lo strano è appunto che se l'è fatto un signore di 71 anni, poi vedremo il Caspita, motivo. coraggioso, Sì, però la motivazione è molto carina. Sì, beh, possiamo già iniziare a immaginarla. Però bello, sì, vedremo appunto. Magari Quanti se si vede anni? 71. Infatti i tatuatori hanno detto: ma è nel posto giusto? Ah, E lui: certo anche. che sì, eh Ah, sì, eh vabbè, lo sì, perché magari scopriremo. pensavano di aver sbagliato un negozio. E invece no, voleva proprio andare lì a farsi un bel tatuaggio proprio per un motivo speciale. Tutto questo Avranno tra usato un poco. telaio da ricamatrice per incastrare la pelle, non Per lo so. tirare la pelle, per Insomma. cercare di tatuare nel modo migliore.
Beh, magari vedremo anche il risultato di questo tatuaggio. Non lo so, magari avremo qualche foto. Vediamo, insomma. Tutto questo nella nostra serata che passeremo insieme. Vi ricordo il blog di Casalotto, vi ricordo la pagina di Marco e Lio su Facebook, la loro pagina privata dove potete andare appunto a scrivere e a seguire proprio i loro post. E poi ovviamente WhatsApp, anche se alla sera riusciamo a leggerlo meno per mancanza di tempo, comunque 338-6849-539. Ecco qui il nostro blog e il nostro appunto sito www.casalotto.it. Ridono i nostri esperti perché qualcosa che succede? Beh, andiamo di là. Perché io e Marco stiamo ancora valutando, ma soprattutto stiamo ancora controllando questo esclusivo 90. Bene. Ne abbiamo parlato questo pomeriggio alla ruota del Lotto di Cagliari. Beh, ci sta veramente molto bene il 90 alla ruota del Lotto di Cagliari. E poi c'è da dire un'altra cosa: sappiamo, tutti sanno che Cagliari è la mia ruota preferita, e di conseguenza questo 90 è assolutamente interessante a Cagliari, ma vedremo come, dove, quando e perché anche questo pomeriggio vi abbiamo parlato di un triangolo di somma 90. Allora facciamo una cosa, ragazzi, vado in redazione per parlare di questo 90 e del primo portale del mercoledì sera, perciò seguitemi. Eccomi in redazione, alle mie spalle nel monitor c'è Jax, ora io clicco il monitor e appaiono immediatamente le condizioni che ci portano al 90, le condizioni che vanno a confermare, vanno a ricercare il 90 e infatti il 50-40, meravigliosa somma 90 alla ruota del Lotto di Cagliari. E poi c'è da dire un'altra cosa per la ruota di Cagliari, perché sappiamo che l'88 e il 90 spesso e volentieri si inseguono. Bene, la ruota del Lotto di Cagliari, nella sua unicità, nella sua semplicità, ha un ambo e un terno, quindi ambo secco e terno secco. Attenzione, perché il 90 Cagliari diventa assolutamente importante ed è sempre una sorpresa il 90 alla ruota del Lotto di Cagliari, perché quando meno ce lo aspettiamo arriva ambo terno. Come sarà il gioco del 90 di Cagliari? Beh, come io vi ho detto, un ambo, un terno, oppure potete unicamente unire l'ambo al terno e giocare i quattro numeri. È chiaro che sui quattro numeri bisogna puntare terno e qualcosina sulla quaterna, ma è anche chiaro che nei quattro numeri è più facile centrare un terno. Allora, vogliamo puntare al terno di quattro numeri? Bene, il terno è già composto, ma unendo ambo al terno sono quattro numeri e diventa più facile appunto poter vincere il terno. Ma ora passiamo al 90 di Palermo-Torino. Ecco, il 90 di Palermo-Torino è un punto fermo, è un punto forte, perché tutti quanti sappiamo che a queste due ruote il 90 è un iperfrequente. Tra le altre cose, è il 27 che conferma anche il 90, c'è il 9 che è il vertibile del 90 e quel 23-77 a queste due ruote conferma assolutamente due ambi e un terno secco. E allora, signori, attenzione, perché Palermo-Torino ha questi due ambi e un terno secco, e questa informazione diventa veramente l'informazione esclusiva del 90 dal triangolo di Palermo-Torino, quindi una condizione ricercata, e l'informazione è veramente ben confezionata nei due ambi e un terno secco. E alla ruota del Lotto di Cagliari, alla mia ruota preferita, ambo terno, oppure unendo l'ambo al terno, si può valutare la quartina per ambo terno. No, quaterna. 895-095, ripeto, 895-095, questo è un portale veramente interessante. Entrate, il tasto 3 vi fornisce immediatamente questa nuova valutazione. È mercoledì sera, affrettatevi, perché domani non si sa se potremo usare questo 895-095, e in questo mercoledì sera c'è la possibilità appunto di usarlo. You're welcome.
eccoci, siamo noi. Allora, parliamo di vita social, parliamo di Joyax che abbiamo visto in redazione, ma parliamo proprio di Joyax contro i bulli. Allora, leggo in questi giorni e negli ultimi mesi, purtroppo, di casi di cyberbullismo online. Si tratta di casi che finiscono anche tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite dei conoscenti di questi ragazzi, soprattutto ragazze bullizzate. Anch'io sono stato vittima di bullismo, la mia pelle è ormai dura dopo decenni di bully hater, ma è facile lacerare la carne di giovani sommerse all'improvviso da attacchi d'odio. Inizia così il post di Joyax su Facebook contro il bullismo. La miglior vendetta è essere felici, conclude. Non c'è niente che un bullo odi di più che vedere qualcuno godersi la propria vita. Sorridete perché la vostra sofferenza sono dei commenti su Facebook, la loro punizione è la vita che fanno ogni giorno. Bene, lui è vero. Punito è proprio. Vero. Sì, perché comunque è già brutto essere schiavi di bullismo non nei social, per cui nella vita reale. Immaginiamoci anche nei social, dove tutto il mondo è fittizio, quando una persona, un ragazzo è preso di mira, vuole andare magari quell'oretta per divertirsi, deve pure subire determinate cose. È veramente molto brutto. È psicologicamente veramente difficile da sopportare tutto questo. Assolutamente. Io posso solo dire bravo Ale, anche perché l'ho ricordato più volte, abbiamo avuto 3 anni di vita comune alle superiori, eravamo in classe insieme, è vero. Esattamente, arrivando da questi brutti paesi dell'internat milanese ne sapevamo qualcosa, quindi lui ha ricordato in questa cosa di aver subito del bullismo. Poi nel momento in cui è diventato uno del duo, le cose sono cambiate. È una bella rivincita. La sua stranezza di allora, e se non erro, insomma, terminate le superiori, aveva già i primi dread pelato in alto. Bravo, hai fatto bene. Sì. Non vado oltre tanto. Ma quello che comunque lui dice, quello che comunque lui dice è che comunque i ragazzi giovani, le persone giovani che sono appunto bullizzati soffrono di più, perché comunque non hanno esperienza, non hanno quella determinata cosa di dire non mi interessa e di conseguenza soffrono di più. Posso dire che però, ed è per mia esperienza personale, le persone che da bambini appunto sono vittime di bullismo e quindi tendono ad essere dei bambini chiusi, problematici o con problemi, sono poi da grandi le persone migliori. Beh, e quelli che sono i bulli, io li rivedo oggi e guarda, voglio dire, non hanno fatto un passo in più, anzi, rispetto alla vita di allora, e quindi poi rimangono una sorta di una repressione, perché poi ovviamente bisognerebbe capire, no, il perché di certi atteggiamenti da parte del bullo di turno, ma poi in realtà nascondono delle insicurezze mostruose. Esattamente, quindi poi chi sta peggio ora della fine, a lungo termine è proprio lui. Però non è bello lo stesso. No, ci mancherebbe altro. Anche perché magari uno parte e non si rende conto di quello che sta facendo, perché molto spesso i ragazzini si rendono conto. Però alcune volte abbiamo letto anche che sono finiti in modo tragico. Sì. Ricordiamoci che è insita nella natura umana sia la bastardaggine che la cattiveria, quindi a volte ci si dimentica che dobbiamo fare i conti con questo. Però, insomma, devo dire che poi bravo, a lungo Joyax termine non paga, ecco. Gli altri rimangono sempre lì fermi allo stesso punto, mentre le vittime vanno avanti e hanno un bel riscatto. Allora, tra poco invece parleremo di cinema, ma invece dobbiamo parlare subito, credo che a questo punto sia Marco ad andare in redazione, quindi a te. Guarda, devo dire, mi tocca il compito stasera più complicato, perché parlare di 90, come ha fatto prima Lio, per noi non è difficile, perché per quanto, insomma, su 2 estrazioni, 3 con quella di ieri, lui non si è presentato, però ieri il 9-23 a Roma è un ottimo ambo ottenuto e quindi un risultato vinto su ruota dedicato proprio alla condizione e al gioco del 9 e del 90, quindi è comunque andata bene anche senza i 90. Per 2 estrazioni però, lo ricordiamo, nulla di fatto, ma su 5, perché siamo ormai alla nona domani del mese, quindi 8 estrazioni, ieri sera bene con 9-23, 2 invece dove non si è vinto nulla, ma su 5 ricorderete ben 7-90, è uscito 7 volte, una valanga di risultati, un sabato, l'altro, non quest'ultimo, con addirittura 2 terni sul gioco del 90, beh, insomma, quindi sapete che per noi il gioco del 90 è abbastanza facile. C'è un gioco che è complicatissimo, su cui stiamo mettendo una serie di paletti, abbiamo cercato di affrontare nel modo più corretto e continuiamo a farlo, perché noi non siamo quelli che lanciano il sasso sul gioco del 53 e quindi garantendone l'uscita domani sera per poi non parlarne più o
accusando Lottomatica, cosa che insomma abbiamo detto anche ieri sera in diretta col supporto del messaggio di Fabio Galetti, altri purtroppo fanno. Noi andiamo avanti per quella che è per noi la parte tecnica, una statistica seria e un'opportunità. Poi è ovvio, è un centenario complicatissimo, sta alla vostra intelligenza non esagerare. Venite con me perché parliamo proprio di ritardatari e anche lì ieri sera non è andata così male, ve lo spiego di là, andiamo. Eccoci, eccoci ancora insieme, in ottima compagnia, mi tocca mandarti via, beh gli anni sono passati anche per te, ne avevamo 17, vabbè, va bene, ok, andiamo avanti, 89, 22, 77, eccolo qua, Lotto Flash, per quanto riguarda un servizio che molto spesso si occupa di ritardatari, ed è proprio attraverso, non ovviamente il portale, lui è un numero di telefono, lo sapete, i contenuti dell'aggiornamento che avevamo affrontato perfettamente il 28 a Bari, con risultati importanti come Lambo 28.9 e Lambo 28.59, quindi quel centenario poche estrazioni fa, io e Lio lo avevamo gestito bene. Ora, attenzione, perché ieri sera, e qui ricorderete, nella giornata di ieri, si era molto parlato sì del 53 della Nazionale, che rimane un ottimo centenario da non giocarsi come ambata, ma con solo degli ottimi abbinamenti. Anche sabato, ricorderete al primo colpo, non è uscito il 53, ma il 28.85, primo colpo, Lambo da abbinare al 53, l'abbiamo vinto. Ieri sera nulla di fatto col 53, ma ieri sera era molto atteso, e ne parlavamo proprio nel pomeriggio, anche il 75, che è rimasto centenario a Firenze, difatti manca da 146 estrazioni, ma è uscito due volte, perché era in ritardo su tutte. Qual è stato l'ambo più importante? Il 75-70 al primo colpo su tutte, ma anche il 28-75 invece secco sulla ruota di Venezia, perché aveva unito i due ritardatari, e quindi è andata bene. Poi certo, ieri sera abbiamo commentato anche le tante arrabbiature proprio della non uscita del 53, però ripeto, nulla di manovrato, lui è assolutamente in un regime statistico complicato ma reale e ha raggiunto ufficialmente il 13° ciclo, quindi da adesso 216 può arrivare a 234. Questo range va assolutamente ben gestito. Massima attenzione perché, oltre al suo ritardo, ciò che io e Lio abbiamo preparato, come sempre è poca roba. C'è anche un rapporto che lega i due, perché volevo ricordare tra i risultati, intanto andiamo a regia al quadro estrazionale, il 28-82 della ruota di Firenze. Straordinario risultato, senza il 75, ma è un ottimo vertibile. Non appena abbiamo il quadro estrazionale, andiamo a vedere come il triangolo proprio del 28-82 ha colpito le due ruote, non ce l'abbiamo, fa niente, ha colpito le due ruote tra Punto Nazionale e Firenze. Il 28-82 rappresenta una possibilità straordinaria di calcolo, quindi noi abbiamo un dato certo che sono le due tracce del 53 della Nazionale e del 75 di Firenze, ma attraverso il 28-82, eccolo lì appunto, triangolo vertibile che colpisce le uniche due ruote dei centenari, qua vi chiedo di fare attenzione perché domani sera, se non arriva il 90 a Roma, ne abbiamo un terzo, ma potrebbe cadere uno dei due. Gli abbinamenti sono identici, si parla di un ambo vertibile e un ambo in abbinamento radicale. Tutto qui. Vi aspetto dopo il tasto 3 per l'unico aggiornamento, finito la voce, del Firenze Nazionale, quindi contemplati tutti e due i centenari con gli stessi abbinamenti. Occhio perché è una condizione importante e i numeri sono davvero pochi. Tasto 3, 89, 22, 77, come sempre, Lotto Flash da tutta la rete fissa, costa 2 euro, 1 euro in più dai cellulari.
Eccoci ancora in redazione, siamo quasi giunti al termine di questa nuova puntata di Casalotto, la puntata del mercoledì sera, ed ecco che arriva l'89-22-88, ripeto 89-22-88, che dire, questo portale è veramente interessante, costa poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari, perciò tutti coloro che vogliono chiamare con rete fissa e tutti coloro che vogliono chiamare con i cellulari pagheranno poco più di un euro. E cosa troveranno? Beh, questo pomeriggio ha avuto un vero successo questa nuova informazione della ruota del lotto di Bari, perché finalmente Bari ha un terno di numeri pari. Capiremo il perché con la condizione di Bari. Infatti notiamo, ed è veramente importante questa condizione, che ieri sera a Bari è uscita una cinquina di numeri dispari, 33, 45, 35, 75 e 5, sono tutti numeri dispari. Bene, ora attenzione, perché devono arrivare tre numeri pari alla ruota dell'otto di Bari, quindi è solo un terno secco, ma attenzione, perché nella valutazione della condizione di ieri sera il 5,35 è un simmetrico, del resto come il 45,75, quindi calcolando il prodotto di questi due simmetrici abbiamo un ambo secco, quindi un ambo di numeri dispari, e poi c'è questo terno secco, il terno di numeri pari, che tutti noi dobbiamo valutare domani sera. Ecco l'89-22-88, ripeto 89-22-88, poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari, e tutti voi potrete avere l'ambo e il terno secco speciale Bari, ruota unica. Via con le vostre chiamate. C'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout, a tutti i numeri per fare un bel match. E parliamo proprio dell'ultima notizia, del romantico tatuaggio. Quando l'hanno visto entrare così anziano, i tatuatori dello studio erano convinti che avesse sbagliato negozio. 71enne spagnolo aveva deciso di concedersi il primo tatuaggio della sua vita proprio per la moglie recentemente scomparsa. Ed eccolo qui il tatuaggio, appunto, che si è fatto. Che rettifico, carino! Rettifico, dai. Assolutamente carino, anche perché non era un tatuaggio di quelli zarri, no? No, anzi, no, no. Carino. Sì, molto bello, una scritta a penna blu. Siamo arrivati proprio alla fine, quindi riusciamo proprio a commentarla poco a poco questa notizia. Ciao Lio, ciao Marco, ci vediamo domani. Estrazione nuova. Ciao Arianna, ciao Marco, grazie a tutti voi, buona serata. Mi raccomando, domani alle 14.30 saremo nuovamente con voi o da Italia 53. Ciao. Vabbè, io aggiungo, speriamo tra 24 ore, proprio terminata l'estrazione, di avere degli ottimi risultati come spesso capita. Grazie ancora e buon proseguimento di serata. A domani. A domani, ciao. Vi aspettiamo, ciao. Ritmo di Twist and Shout, a tutti i numeri per fare.